quest'estate proponiamo delle versioni sportive di abbigliamento classico. Questo è un abito sportivo in maniera tale che si può usare sia come solo come giacca, sia solo come pantalone o come abito, diciamo, da weekend. In questo caso abbiamo un abito di tessuto vintage di lino a quadretti. Ovviamente tutto il capo è fatto completamente a mano. La giacca l'abbiamo completamente sfoderata, anche nelle maniche, una particolarità della giacca di lino. Nelle maniche mettiamo 4 bottoni baciati, overlapping buttons, cioè vuol dire che vanno uno sopra l'altro, completamente aperti. La manica è a camicia, che è una cosa molto sportiva, soprattutto per l'estate, fa sì che questa manica sia abbastanza morbida, abbia una vestibilità più come se fosse una camicia. Il retro è di una giacca sportiva da caccia, dove abbiamo lo spacco centrale, un bottoncino. Questo bottoncino fa vedere l'asola fatta a mano all'interno, in modo da poter abbottonare per essere poi invisibile il bottone. Vediamo una cintura, è attaccata all'esterno della giacca in maniera fissa, e poi passiamo al davanti. È una giacca a 3 bottoni rollati a 2. Una particolarità della sartoria Rubinacci, dove noi rolliamo il bottone di sopra in maniera tale che si possano vedere solo 2 bottoni e il terzo bottone è rollato. In questo caso l'asola viene fatta da entrambi i lati in maniera tale da essere sempre vista nella maniera giusta. La bottonatura del terzo bottone la possiamo vedere sulla mia giacca. In questo caso noi abbiamo 2 bottoni che si vedono, di cui si abbottona solo il bottone centrale, mentre il terzo bottone è rollato all'interno. Questo bottone non si vede, quest'asola è rovesciata, il che vuol dire che viene fatta sia da questo lato che da quest'altro lato, in maniera tale da essere bella e visiva agli occhi delle persone. Questa è la famosa tasca pignata. Abbiamo una tasca applicata. Questo proprio caso non si riesce a vedere perché tutti i quadretti combaciano perfettamente nella giacca, ma si vede proprio la meticolosità di questo prodotto. In questo caso abbiamo anche un soffietto, come se fosse una safari jacket, e in questo caso abbiamo anche la pattina, tutta ripresa a mano. La fodera riprende la fodera interna della giacca, e invece qui si vede proprio la tasca barchetta tipica della sartoria Rubinacci, con una nostra bellissima pochette. Poi, dulcis in fondo, come in qualsiasi giacca Rubinacci, non ci sono brand, ma l'unica cosa che è scritta è qui nella tasca, dove viene scritto il nome del cliente, la data, e questo SART è un numero in codice per conservare un pezzo di tessuto in modo tale che se il cliente deve modificare la giacca possiamo poterla modificare sempre anche in futuro. Andiamo al pantalone. Essendo la giacca molto sportiva, abbiamo deciso di fare molto sportivo anche il pantalone. Ovviamente tutto fatto a mano, completamente con i bottoni davanti invece della zip. La chiusura è una chiusura molto particolare che noi chiamiamo manni, da un comandante della Marina Militare inglese, e questo lo usavano gli ufficiali di marina per poter andare in barca in maniera tale da non incastrarsi, e si allaccia proprio in questo modo, sempre fatto con le asole piccoline fatte a mano, in maniera tale che possa avere questo significato. È un modello molto molto particolare perché è proprio esclusivo della nostra famiglia Rubinacci. Questo pantalone ha anche una doppia pants e al dietro ha 2 tasche con delle pattine. Si possono aprire e infilare dentro. Il risvolto è alto 4,5 cm. Prediligiamo un risvolto abbastanza importante per dare carattere al pantalone, anche se il pantalone non sarà mai tanto stretto, perché questo fondo, per esempio, è un fondo 19, il che vuol dire che è un pantalone che scende abbastanza dritto. But it helps to figure out.